Mai. Un attimo se lo facciamo. Allora, la situazione è molto semplice. De Luca continua a non firmare. L'ANPAL e il governo chiedono la convenzione. Noi qua chiediamo in piazza di essere semplicemente contrattualizzati. 471 Navigator, vincitori di concorso pubblico che De Luca ha delegittimato. È un concorso pubblico. Chi ha gestito questo concorso sono gli stessi che organizzano i concorsi pubblici, dove c'era diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto del lavoro, economia pubblica, economia internazionale. È un concorso legittimato, legittimo. L'abbiamo vinto. In itinere il presidente della regione, mentre ad aprile aveva firmato la convenzione col governo, in itinere al concorso ha bloccato l'assunzione. Noi chiediamo questa cosa molto semplice: la firma del della convenzione, perché ci risolverebbe un problema molto grave, questa impasse politica. Questa la chiediamo alla Regione Campania. E chiediamo anche un'altra cosa alla Regione Campania: non strumentalizziamo sulla questione della stabilizzazione. Perché è chiaro che volete far fare la guerra tra i poveri, l'abbiamo capito bene, così come abbiamo capito che questa impasse è semplicemente una campagna elettorale sulle spalle delle persone. Allora stiamo chiedendo questa cosa alla Regione Campania: firmi la convenzione, perché sei obbligata, Regione Campania, il Presidente della Regione è obbligato a firmare, perché è un concorso in iter, altrimenti non mettevano a disposizione 471 Navigator. Seconda richiesta, all'ANPA chiediamo un'immediata contrattualizzazione. Parisi lo sa che può contrattualizzare, perché l'articolo 9 del bando prevede la discrezione della regione soltanto per la disponibilità che la regione ha già avuto dei 471 Navigator. Sul funzionamento è la questione, firmi la convenzione con l'ANPAL, Regione Campania, per il funzionamento dei Navigator. Questo è l'impasse politico. Per favore, questo è un appello che chiediamo a tutti di aderire e simpatizzare su questa questione, che si firmi questo contratto, che non si faccia questa convenzione, che ci contrattualizzino e non facciano campagna elettorale sulle nostre spalle. Vi preghiamo almeno questo, avete l'obbligo e il dovere di fare questa cosa. Grazie.